she wasn't coming. I asked her where she was. She said, nowhere special. E in questa clip vi abbiamo mostrato un po' di immagini in azione del Can-Am Spider. Io sono con Tommaso Russo, ciao Tommaso. Ciao amici. Anche in questa occasione test di Star Bikers, ma più che test, cioè, ti sei proprio divertito oggi, perché di solito le altre volte ci metti un po' più di tecnica, invece oggi è venuto proprio un ragazzino che ha limato da qui. Un ragazzino con la moto tutta nuova, perché è un'esperienza totalmente nuova, penso anche per te, Lello. Ti dicevamo anche nello sport, no? Di fuorigiri. Una esperienza entusiasmante. Allora, è proprio di fuorigiri ne parliamo, perché il distributore unico per la campagna del Can-Am Spider ci ha messo a disposizione, grazie anche a Blue Dream, che è l'importatore, questi veicoli che avete visto e state vedendo in azione con anche i ragazzi dello staff del Fuorigiri Passion. Partiamo dalla base, che è poi la cosa più interessante di questo veicolo, che è questo propulsore. Bravo, ben detto Lello. Rotax 990, bicilindrico, 8 valvole, iniezione, quindi ha un'erogazione molto, cioè, completamente diversa da quello che è una moto. Sinceramente, che è trazione posteriore. Trazione posteriore, e davanti abbiamo le classiche doppie ruote che escono al di fuori dei canoni convenzionali di una normale moto, con due bracci oscillanti, un telaio a gabbia che racchiude questo motore 1000 di cilindrata. E che si guida col manubrio. Si guida col manubrio. Questa è una cosa che può sembrare, insomma. All'inizio, diciamo, guidarla sembrava un po' strano, poi fatta la mano inizia a divertirsi. Magari chi ha esperienza di quad può capire bene o male cosa ci si può aspettare questo veicolo. Bravissimo. Però avendo una ruota in meno dietro, il comportamento può sembrare diverso. Bravissimo. Al controllo della trazione dobbiamo ricordare, perché avendo tanti cavalli, quindi ecco, possiamo anche immaginare, più smanettoni si inizia a divertire con le centraline e robe varie, diventa un bel aggeggio in mezzo alla strada per fare dei bei traversi. Questi due veicoli hanno una dotazione diversa tra loro, perché uno ha il cambio sequenziale, uno ha il cambio automatico e uno abbiamo provato, esatto, con cambio sequenziale, che è un bel divertimento, perché col ditino scali e metti le marce. È anche un modo per sentire la guida più propria, più personale, no, del veicolo. E non ci dobbiamo dimenticare che ha anche la retromarcia, ABS, frenata quindi per pseudo integrale, perché quando freni, vedi, si ferma come una normale moto. Io quando mi sono trovato senza la leva del freno davanti, perché sai benissimo, noi freniamo sempre il freno davanti. Strano, beh, stranissimo. Invece ho appurato che inizi a frenare davanti proprio come se fosse una bella moto per farla staccata, e poi per il 30% il resto conclude con la ruota posteriore. Questo veicolo potrebbe essere veramente alla portata di tutti come guidabilità, sto parlando, perché io sono salito sopra senza avere nessun tipo di, come dire, indicazione. Acceso, diciamo, sono... anche con, ancora con un piccolo problemino al braccio, e ti sei fatto, sì, il tuo giro, diciamo. Grazie per averlo sottolineato. No, tra l'altro sono fatto male qua sopra. Proprio qua, il primo maggio. Quindi lasciamo stare. E diciamo, però l'hai portato con tranquillità. Quindi diciamo è la moto che, ecco, che accompagna il neofita fino al professionista. Va bene, allora io grazie, ringrazio Tommaso Russo, ci vediamo alla prossima. Grazie a te Lello. Ringraziamo i ragazzi del Fuorigiri Moto Passion, la Can-Am, e vi lasciamo alle ultime immagini di questo splendido Spider.